Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 501esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Allora ragazzi, spero vi sia piaciuto lo speciale di ieri. Ora siamo fermi qui, non so che, se io debba fare la pausa o che cosa. Ma sì, una pausettina facciamocela. Fino alle 10.5. Ok. Si è messo ancora di più a dubbiare. Mi sembra ce l'avamo fermati qui assieme, insomma, nella scorsa puntata, non lo so. Cos'è che mi sono preso? Super curioso. Va bene. Ma non... Vedete quando vi dico l'angolo, il punto cieco del camion? Ecco, quella macchina lì, voi l'avete vista? Io no. E mi sembra anche di averci guardato di là. Vabbè, dove devo stare ancora di qua? Devo far vedere una cosa. Subito le impostazioni, che è da qualche puntata che mi dimentico di attivare questa grafica, che è un pochino più bella. Ecco, le mie impostazioni di Euro Truck sono queste. Perfetto. Perché avevo detto nella 499esima, poi nella 500esima e poi in questa. Però ce l'ho fatta. Allora ragazzi, sono tornato. Per voi oggi non è tipo, è intorno a il 30, dovrebbe essere 31 forse, non mi ricordo. Sempre se ci sia il 31, forse l'1, non lo so. Comunque il giorno dopo il 30. Sono tornato dal coast. Ma se devo dire la verità, la webcam non sta inquadrando. Ok, ora è già meglio. Ogni anno che ci vado è bello, mi piace, però ogni anno che ci vado c'è sempre un po' di meno. Tra... Per voi tra 2 settimane, 2 o 3 settimane, andrò anche all'European Truck Festival il 16-17 settembre. Il 16-17 settembre, che vi farò il video anche lì. Fatemi sapere come, se vi è piaciuto il video che vi ho fatto, quello del costo. Sì, lo so, non è uscito un granché. Poi ma perché faceva veramente caldo, ragazzi? Cioè, io sono una persona di quelle, penso di patire il caldo, che parli pa che ciao, persone che patiscono il caldo come me ce ne siano veramente poche. Quindi stavo grondando e non vedevo l'ora di non venirmene via, ma comunque levarmi da quel piazzale sotto al sole, tutto quanto, quindi ho fatto anche un po' di sbrigo e mi è venuto male. Comunque, poi alla fine mi è anche caduta la GoPro, quindi non si vede nel video, comunque mi è caduta a me proprio, non mentre registravo. Poi cos'altro dire? Sì, anche le foto le ho fatte con lei perché sì. Quindi non lo so. Adesso vedremo un pochettino come andrà avanti poi. E sono veramente curioso di sapere come sarà il prossimo. Ma che cosa fanno? Questo inverno a mettere delle grammature. Quello a Brescia. Per cui ragazzi, per chi di voi magari verrà a Brescia all'European Truck Festival... Ah, sono arrivato! All'European Truck Festival, sappiate che ci sarò anch'io, non so ancora dirvi di preciso quale dei 2 giorni, se il 16 o il 17, ma vi dico subito, vabbè, la mia faccia penso la conosciate. Meno male che non abbiamo preso il double. Vi immaginate, non, è impossibile farla qui in retromarcia con quello doppio. Va già bene che non l'abbiamo preso, va già bene. Stavo dicendo? Sì, che indosserò sicuramente una maglietta nera della Scania, scritto V8 sulle spalle. Davanti Scania.
veramente, ma è un orrore fare retromarcia già con gli specchi che... con questi specchi. Ma poi quando c'è la pioggia, che non si... voi vedete qualcosa da quello specchio? Io no. Cioè veramente bisogna andare solo guardando di qui. Poi come avete visto, se non fa faccio. Ma comunque, magari l'ho detto forse già ieri, nella puntata di ieri, ma magari non si è sentito perché c'era il microfono messo un po' male. Vabbè, in teoria non mi ha tolto tanto, poi ci riguarderò. Che minuto è? 5:40. Prendiamo questo, dai. No, questo qui è quello brutto. Ah sì, ma poi indietro ci danno poco. 46. Ma sì, prendiamo questo, dai. Non ho più voglia di fare trasporti eccezionali. Magari non si è sentito per il microfono. Che io vi dico sempre che questi specchi si vedono male, così, così, cos'ha. Magari qualcuno di voi mi potrebbe anche dire, dai, ma lo dici te, chi ce lo conferma noi? Nella puntata di ieri ve l'ha detto proprio mio padre che... lui, se si sbaglia lui, penso che veramente correggere lui sia difficile, perché lo fa da non so di preciso quanti anni, ma comunque sul camion diciamo che lui è quello che mi insegna a me ovviamente, quindi non... quello che ha detto potete prenderlo sul sicuro, che se qui è vero che non si ci vede sugli specchi, magari a me mi potete dire sì, ma lui no. E quindi niente, adesso andiamo a prendere questo maxi cargo, questo no, maxi cargo in teoria è il ravizio e il maxi cargo mi pare si chiami, l'ho appena letto, non me lo ricordo più, il crone insomma. L'ho anche preso, bene, come se no che trovo qua. Quello 4 assi, in modo che facciamo un Vegeta Golf Tech che mi sembra di non aver ancora esplorato, non ne sono sicuro. Io farei volentieri andare via sta pioggia che non si ci capisce niente. Si va a fondo. Senti che spinta che c'ha sto 500. Un pochettino di autostrada. Comunque ragazzi, non lo so ancora, ma forse dato che Chiodo Roberto, insomma, di Trackers on the Move, magari penso che qualcuno di voi lo conoscerà sicuramente, si dovrà far operare, almeno così mi ha detto, di alla vista, insomma, di cataratta intorno al 10, così quei giorni lì, la settimana prima del raduno a Brescia, magari, perché non ci potrebbe venire a quel punto, magari lo portiamo su noi, non lo so ancora, ma ce l'abbiamo buttata lì, ha detto vabbè, tanto spegniamo il tergi cristalli che non piove più. Come sapete non è che ci sia così tanta distanza, anzi ce n'è poco. Come avete visto ci sono riuscito ad andare anche in moto. Poi di preciso non so dove abiti, però Genova è lì. Ah, dai. Non vedo l'ora di prendere il viaggio, perché girare col trattore proprio non mi piace. Tra l'altro questo video ve lo sto registrando di pomeriggio, fa un caldo. Dopo che mi sono preso tutto quel caldo là, perché ovviamente la mattina sono andato via. L'altra rotonda c'è. Cioè, togliamo le 10 già di qui. No, forse è un po' presto per togliere i miei figli. Gentilmente, amico col Renault. Qui mi sembra. No, non sono sicuro che sia un Renault. No, beh, non mi conviene sorpassare. Perché tanto gli stanno andando piano anche di fianco. No, che erano? Uno Scania. Guarda, c'è
il cracker anche nel traffico. Sì, perché l'ho aggiornato, magari l'ha messo anche nel traffico. Dennis, se aggiungessi un'altra N sarebbe perfetto. Ma perché non riesco più a guidarlo? Ho perso l'abitudine, dopo tipo 24 ore, no, un po' di più. Un po' di più di 24 ore che... aspetta, chi l'ha visto questo volo? Questo Iveco. Aspetta, giravo. Dietro lo specchio è preciso, vero? Che non guido su Eurotrack, mi ci trovo male. 61, 34, mi dici qual è la velocità giusta, gente? Piano. Ah no, aspetta, no, andate. Aspettate a infilarvi voi che mi fate perdere mezz'ora, sono grazie, Mercedes. Grazie. Perfetto. Ah, io pensavo di dover entrare qui, invece no, ancora 17 km. Beh, 17 km di rivero non sono, perché poi ci vuole un attimo. Però, se lui mi dice così, forse sono passato un po' troppo forte in quell'incrocio, effettivamente. Sarebbe stato meglio regolare un po' la velocità. Che anche se abbiamo noi la precedenza, però meglio passare piano negli incroci. Ci sono tutti i vigneti. Facciamo a bordo. Ah, ecco, dobbiamo andare qui, cosa, un'azienda agricola. Qui mi sembra di averci cominciato il primo viaggio della mia, non questa, non la scorsa, l'altra ancora, di carriera qui su Eurotrack. Eccolo qui, Airbus. The new Airbus R. No, R. Ah. No, ho tolto la grafica. Infatti stavo dicendo, cosa sto dicendo? Allora, questa in teoria pesa di più, né? No. 7. E questo? 24. Dammi quello da 7. Vorrei tanto sapere perché. Passiamo il carrello. I carrelli, perché in teoria ne ha due. Questo qui ha anche la sesterzante, guardate che curve che riesco a fare. Cioè, mi si è girato in niente. Veramente bello. Piano piano, qui c'è sterrato il nostro Volvo nuovo che ha 1140. No, 1114 km. Ok, adesso ci aspetta una bella trattona di 7 ore. No, che cosa dico? 4 ore 52 verso il Golf Tech. Golf Tech, ma veramente. Beh, no, non stiamo a guardarci. No, no, che sei matto. No, 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 no. Ho capito che è più corta, però. Sì, ormai però andarmi a girare qui tanto vale. Perché ormai sono partito, non c'è mica da girarmi qui. Per andarmi a girare là. Dai, c'è tanto la possibilità di farti tutta autostrada fino a. Golfec, non tech. Golfetta, altro che. Mamma mia. Era tanto comoda di là. Scania 133. Vabbè. Cioè, più che veloce, che è più corta, nel senso. Era più veloce perché tutto autostrada è sicuramente più veloce. Qui ci troviamo uno che non va davanti, siamo fregati. Già c'è da fare una rotonda che perdiamo 20 km di autostrada a fare una rotonda col camion. Che dobbiamo rallentare prima, cioè io già ho mollato adesso perché già c'è quelli davanti. Dobbiamo rallentare, poi bisogna tener conto che questi qui ci superano, poi bisogna tener conto della velocità che dobbiamo riprendere dopo la rotonda, senza contare i consumi ovviamente. Ora stiamo facendo 85 a 1050 giri. 85, vero? Un ordine vecchissimo.
No, non è vero, sto scherzando, non è potente, è molto più potente quello dello scanner. Solo che noi siamo vuoti in questo caso, quindi è sempre più potente. Ma che andata? È sparito. È scomparito. Piacere, premio, non mi passare davanti, grazie. Ok, via. Di nuovo questo con le bizarre. Adam Paul. Dobbiamo studiare. Io devo ancora capire se mi piace di più questa o questa grafica. Non lo so ancora, non lo so ancora decidere. Intanto proviamo per un po' questo. Le temple. Temple. No, temple tipo penso sia in inglese. Le temple. Le temple. Oh, non lo so, insomma, francesi troppo complicati. Fare una lingua semplice. Francese. Non lo so più. Mi fanno perdere mezzo giornata. Ah, forse qui c'eravamo passati che dovevamo andare a caricare, mi sembra. Fine dei 50, beh tanto questi manco li stanno facendo i 50. E avrò cedere un po', dai. Potevo farmela l'autostrada. Mi giravo lo stesso alla rotonda, ora con questi davanti non andiamo più. Sicuro. Mi fanno rallentare a ogni incrocio, a ogni qualsiasi cosa che c'è mi fanno rallentare. Ora guardo se qui riesco a togliermi, mi sembra una strada abbastanza dritta che mi si formano i camion davanti. Se no qui si potrebbero sorpassare. Effettivamente. È che andiamo tanto piano qui. Non c'è niente, però. Andiamo tanto piano che le macchine compa. Vedi, mi è comparso il camion là in cima. Permesso? Se non comp. Perché loro dopo una certa distanza compaiono. Non ci sono ma compaiono. Ed è brutto. Cioè, devi fare un sorpasso, ti compare uno davanti. Scusa. Non è realistico. Ed è un problema, effettivamente. Ora questo qui, spero che non giri l'autogrill, com'è? Già comincio a frenare. C'è pieno. Fare la pausa ormai adesso. Se credevo di sorpassarmene uno e togliermi il problema. Ma però questo giro quello anche. Perché devi frenare mentre il terzo? Fammelo sapere. No. Basta. Ciao man. Un po' bassino sei. Quel Volvo F10. Sì, penso ci fermeremo tra non molto perché non ho già più voglia di guidare, anche se siamo solo all'inizio. Sono già stufo. Sarà che mi sono fatto tanta strada oggi che non ho più voglia di fare nel gioco. Quindi posso farlo in realtà altre 20 volte. Il gioco basta. Perché un conto cioè nel gioco è tutto un'altra. Tutta un'altra cosa. Non è bello girare nel gioco quanto nella realtà. Poi magari c'è qualcuno che piace di più esplorare il gioco che la realtà, ma. Non sono io. Beh, ma a concludere il video qui 19 minuti. C'è un'area di servizio più avanti. Al casello. No, dai, fermiamoci qui, ragazzi. Perdonatemi se sarà un po' più corto e tutto quanto. Ma cavolo, è tutto quanto. Ma non ho più voglia. Giusto che questo sterzante ci segue molto bene. Poi ora lo metto qui, sicuramente domani mi dimenticherò che questo è sterzante, quindi arriverò qui, girerò sotto, mi tirerò via quel palo, sicuro, però cercherò di ricordarmelo. Anzi, vado più avanti in modo che non dovrebbe darmi problemi. Bene ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione, da innanzitutto, ciao a tutti.